Buongiorno family, scusate se mi vedete con i baffetti, ma già ve l'ho detto che io da sola non riesco a farmeli. Infatti, domani, oddio, scusate, domani vado dalla parrucchiera perché ieri ho preso l'appuntamento per il taglio e ho chiesto se faceva anche il baffetto. Mi ha detto sì, ho detto perfetto, approfitto e me lo faccio fare da loro, per cui domani taglio e baffetto. Purtroppo, ragazzi, io da sola non riesco a farmelo. A farmelo con il rasoio non mi sembra, ovviamente, il caso, perché poi si spessano, si fanno più duri e poi quando vado a farmi la ceretta sento dolore, perché la mia estetista usa la ceretta per i baffetti e le sopracciglia non me le faccio toccare, ragazzi, perché non ce ne stanno. Infatti anche la mia estetista di solito mi toglie quei quattro peletti. Infatti fare hai quattro peletti, quattro peli contati in mezzo agli occhi qua, ma sopracciglia non è che ne hai sa quanto, hai una bellissima forma, mi toglie magari, diciamo, un pochino di pelura che si fa a creare qua, un pochino sopra qua, però lei me lo dice sempre che non ho tanti peli vicino alle sopracciglia, quello che tra virgolette mi rovina di più sono i baffetti, perché quelli mi crescono a cocò, soprattutto in estate, sono quasi ogni 10 giorni andare da lei per farmeli, una cosa proprio allucinante. Però visto che lei sa in ferie, la settimana scorsa è stata super super piena, ne approfitto domani e me li faccio fare dalla parrucchiera. Oggi andiamo a fare la spesa. Devo portare la borsa della Carpisa da un calzolaio per vedere se me la può aggiustare, perché peccato, la borsa del mio colore. Mio marito per l'anniversario, mi sembra 2 anni fa, si è scucita e ho trovato finalmente un calzolaio e oggi ce la porto perché lunedì sarà chiuso. Ieri mi scocciavo di mettermi in macchina e di andare un attimo in paese. Ho detto mercoledì c'ha sentiamo che dobbiamo fare la spesa, dobbiamo fare altre due commissioni. Ho detto e ci arrivo mercoledì pomeriggio. Ora stavo iniziando a sistemare i panni che ho sul sull'asse da stiro. Così divido quelli che devo piegare e quelli che devo mettere a posto direttamente. Per mio marito non devo cucinare perché ha la pasta con i peperoni di ieri, che a lui piace, e ne ho fatta un pochino in più. Io ho il panino con il tonno, per cui sto a posto per il pranzo. Stasera faccio hamburger,
E non so i peperoni se farli arrostiti, ovviamente, in friggitrice a aria, oppure insaporiti con il bimbi. Non lo so, poi chiedo anche a lui come li preferisce. Intanto ora io mi asso da questo bellissimo divano e continuo il mio lavoro. Stavo facendo prima quelli di sistemare i panni perché ho già piegato gli asciugamani e messi al posto gli asciugamani. Ho deciso di iniziare questo video così domani venite con me perché iniziare uno domani alle 16 perché ho l'appuntamento sì alle 16 se non erro. Ora controllo, aspettate, che se non ero, ho l'appuntamento alle 16. Fatemi controllare. Sì, ho l'appuntamento alle 16, perciò iniziamo un video domani alle 15 soltanto per il taglio dei capelli. Non mi sembrava il massimo, diciamo, per cui l'ho iniziato oggi, così dopo vi faccio vedere la spesa che andiamo a fare. Eccoci, family, siamo andati a fare la spesa e ho portato anche la borsa dal calzolaio. Ha detto che me la può fare. Qualcosina la fa vicino alle borse, o no? Sì. Ciao, bevi, visto che era solo il gancetto, che La se stoffa, non il cancetto, la chiamiamolo gancetto, stoffa. diciamo la stoffa che mandi nel gancetto, siamo precisi. Comunque, bando le ciambe, stavo dicendo. Visto che è solo il gancetto, me la riesce a riparare. Mi devo abbassare, piano piano ci dobbiamo riattrezzare. Non mi da togliere il marsupio. Per cui me la fa. A questo punto, te devo vicino a mio marito. Quanto si rompono, le dobbiamo buttare perché nessuno le aggiusta più. Ma comunque, ho preso la piattina integrale per me, mentre mio marito ce n'è ancora una qua classica, la piattina classica. Ho preso queste per me, ho preso il mio amato menta e spuntino se non erro sì perché mi sembra che ce l'ho anche il domani mattina e sabato comunque i miei amati biscotti che va in menta e ho preso anche le mie palette fitness che me ne sono mangiata già una che non avevo i crackers appresso, me li sono dimenticata, me ne sono mangiata una di questa, poi latte per mio marito, iso, ho voluto provare l'integrale della nonna. Con farina integrale, miele e zucchero di canna, questi qua, no? Vediamo come sono. Poi, vabbè, fette biscottate per il mio sposino, cipolle, cereali, io metto sempre questi della Vivi Bene Selects, che sono fiocchi di riso e grani integrali. E ho preso un barattolo di olive Betty denocciolate. Queste qua. Poi, scusate, la seconda busta. È un pochino divisa perché sennò tutta una busta a salire al secondo piano diventava troppo pesante. Petto di pollo, poi
pomodorini, la zucchino, tonno per mio marito, mosella che è il mio pranzo di domani, serpellinia, vivi bene, Selex, però questa qua è senza lattosio, questo è il mio pranzo di domani con mele in sale che dopo una lavato già a grigliare e mi mangio una melisana con la mosella domani a pranzo. Poi la rucola che ha avuto un incidente. Oh, siamo accorti, un incidente la rucola. Sono sempre qua, family. Te lo dietro lei qui. Ya, mica! Nella borsa si è schiacciata. La rucola ha avuto l'incidente, raga. Un paio di quanti perché avevo preso lunedì quelli là della Liti che sanno 1,20 euro, ne escono due paia. Le ho usati lunedì e stamattina erano rotti e li ho buttati. Ho comprato questi e ho preso questi qua monouso, questi qua in lattice, quanti in nitrile. Ma non sono quanti lattice questi? Nitrile. Si chiama così, però noi li chiamiamo quanti lattice, sì. Nitrile si chiama. 1,80 euro, sono 40 quanti. Quindi paia tu. In modo da metterli sopra questi e vado a pulire il forno, così il prodotto del forno non rischia di rosicarsi. Questi qua, perché raga, non posso stare a comprare quanti ogni 3x3, perché il prodotto per il forno è molto, molto, molto... È molto aggressivo. Per la pelle. Scatoletta 1, scatoletta 2. E questa è stata la nostra spesuccia. Detto ciò, amore, ma i peperoni, come li puoi? Arrostiti, i fici di ciara, specifichiamo, sì. O insaporiti con il bimbi? Uno delle due va bene lo stesso. No, voglio sapere, lo mettete? Insaporiti nel bimbi, O vedete come fa? Poi ci sono sempre. Una cosa deve decidere. Una. E non riesce a decidere. Perché lui passa che si mangia tutto fa brodo. No, vabbè, l'importante non è pesce, sono a posto. Vabbè, noi ci vediamo domani. Che andiamo dalla parrucchiera. E ora, se siamo qui. Mi fumo la sigarettuccia e poi preparo la cena. Stavo dicendo il pranzo. Preparo la cena. Buonasera, family. Oggi sono dopo. Non ho registrato nulla prima perché dentro dalla parrucchiera io mi vergogno di registrare, infatti non ho fatto nessuna foto che stavo là perché mi vergogno tantissimo. Ora sono a casa, ho messo un attimo a cucinare, con i bimbi faccio le melanzane insaporite e questo è il mio taglio, ragazze. Bello, comodo e soprattutto fresco, soprattutto fresco. Sono super super contenta di questo taglio. Mi ha fatto pure i baffetti,
Ho chiesto per quanto riguarda il laser, perché me lo voglio fare, 20 euro a seduta, ma solo i paffetti però. Ora ne parlo pure con mio marito, magari faccio una prova, diciamo, per vedere, diciamo, il dolore e com'è, e poi deciderò. Comunque, questi tagli sono super super comodi, ma se vedete qua un pochino rovinati, che me ne sono messi dietro l'orecchio per tagliare le melanzane, e poi pian piano mi sono buttata l'acqua addosso, che mi sono fatta una doccia velocissima perché ero piena, ma piena di capelli addosso. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un bacione grande grande. Ora cucino, che sono già le 18, mentre cucino, tolgo i capi da fuori, si fanno le 8 che devo andare a vedere lui a lavoro. Per cui io vi saluto, un bacione grande grande. E ci vediamo nel prossimo video!